Buonasera a tutti gli amici di Investire Certificati, buonasera a tutti i risparmiatori, i trader e gli appassionati di certificates di questo mondo in forte crescita che ci seguono quest'oggi. Arriviamo da giorni positivi per i mercati finanziari col FTSE MIB che soltanto poche settimane fa era in area poco sopra quota 20.000 e adesso ha rivisto la soglia, ha superato la soglia dei 24.000 punti. Si respira sostanzialmente un certo ottimismo sulle borse, ma l'ottimismo lo vedo anche in casa di Banca Akros e per noi è un vero piacere avere qui con noi questa sera Alberto Amiotti, Alessandro Galli, manager presso Banca Akros, che saluto e a loro do il benvenuto. Grazie, grazie, grazie per l'invito. Ciao. Grazie, grazie Investire Certificati come sempre della visibilità e ovviamente dell'impegno per la diffusione della conoscenza su questi prodotti. Ma guarda, i certificati sono prodotti a detta della Consob complessi. Ecco, quello che cerchiamo di fare è di andare, e vi ringraziamo per essere qui con noi, di andare a raccontare sfaccettature, cercare occasioni di investimento in maniera trasparente e anche in maniera chiara, o almeno questo è l'intento. I certificati di Banca Akros che vedremo stasera, a dirla tutta, sono fra quelli in circolazione, direi, tenderei a dire fra i più semplici. Perché? Perché la gran parte di essi, anzi direi quasi la totalità di essi, sono su singolo sottostante oppure a capitale protetto. Quindi non ci sono certificati su titoli esotici o su panieri strani, che poi quest'anno sono stati quelli che hanno performato peggio. Ecco, su, penso a Tesla, NIO, Rivian, BioNTech e via dicendo. Ecco, Banca Akros per i suoi certificati di questo 2022 ha scelto dei sottostanti relativamente solidi o quantomeno a larga capitalizzazione, per lo più sul mercato italiano, ed è stata una scelta che sin qui ha pagato. Però Banca Akros negli anni è stata famosa per i certificati, per ottimi certificati a capitale protetto. Quello che andremo a raccontarvi oggi, cari amici di Investire Certificati, è che Banca Akros fa certificates non soltanto, già spero lo sappiate, ma non soltanto a capitale protetto. Ecco, una serie di emissioni e anche delle innovazioni che, per chi ha pazienza di rimanere con noi una mezz'oretta, avremo uno spoiler. Oggi ci racconteranno Alberto e Alessandro quelle che sono le emissioni in arrivo, in anteprima, le news sui prossimi certificati. Io non mi dilungo oltre e darei subito la parola ad Alberto, con cui vediamo alcune delle emissioni di certificati a capitale protetto anche sotto la pari. Quindi le tematiche che andiamo a vedere oggi sono: partiremo dai certificates sotto la pari con capitale protetto, ossia dei certificati che offrono un rendimento minimo garantito. Rispetto al BTP e ad altri prodotti simili c'è un vantaggio notevole, c'è la possibilità di compensare eventuali minusvalenze. Quindi i certificati, in particolare i certificati di capitale protetto, hanno anche un vantaggio dal punto di vista fiscale per l'investitore, vero Alberto? Certamente, questa è una delle ragioni per cui sono molto appetibili. Poi, come dicevi tu, noi vogliamo sfatare il mito della complessità. Noi oggi cercheremo di far capire che in realtà si tratta di strumenti che possono essere anche molto semplici e poi anche adatti a clienti con profili di rischio completamente diversi, a partire da profili di rischio più prudenti, più conservativi. Quindi, idealmente, noi abbiamo pensato a questa giornata, a questa presentazione, con un livello di rischio crescente, partendo da chi è meno propenso al rischio per arrivare a chi è più propenso, ma comunque si tratta sempre di un rischio calcolato e previsto in anticipo. Ed è la cosa bella di questo strumento dei certificati, ecco. Sì, certo. No. Allora, direi subito di lasciarti la parola, anche perché, come accennavi, si parte dal 3-4% di rendimento dei certificati a capitale protetto per arrivare, e qua poi magari Alessandro fra qualche minuto ci racconta di più, a dei prodotti, attenzione signori, con rendimento in doppia cifra, quindi e su singolo sottostante, perché ricordo, fra poco Alessandro ce li farà vedere, anche il certificato con un sottostante unico, se non erro, Enel ed Eni, barriera al 60% e cedole 12-13% anno, ecco, numeri importanti per i nuovi certificati di Banca Akros. Direi, Alberto, di partire dalla parte a capitale protetto, che è sempre una componente fondamentale per il portafoglio. Perché? Perché in un anno complesso, in un anno segnato da quello che in inglese chiamiamo turmoil, quindi da questi scossoni di borsa, prima dalla Russia all'Ucraina, l'inflazione, le banche centrali e via discorrendo,
la componente del capitale protetto con scadenze varie, perché chiaramente se uno aveva in portafoglio un capitale protetto scadenza 2030, anche lì un po' di scossoni ci sono stati, però un capitale protetto con scadenze magari a 2000, ne avete dal 2023 al 2026, se non ricordo male, forse anche più lunghi, ecco, potevano essere un valido salvagente per diversificare il rischio e anche per mitigare eventuali scossoni sui mercati. Certamente, certo, grazie per la presentazione, hai già, come dire, sintetizzato molti degli aspetti che andremo a vedere adesso. Ecco, io insieme a voi volevo riepilogare un po' le ragioni, proprio in estrema sintesi, per cui dovrebbe essere più opportuno investire in un certificato rispetto al sottostante. La ragione principale è che chi investe in un certificato assume un rischio minore rispetto all'investimento diretto. Perché questo? Perché i certificati possono proteggere il capitale investito a scadenza in modo incondizionato. Cosa vuol dire? Vuol dire che comunque vada io a scadenza incasso 100 oppure una quota di capitale predefinito inferiore al 100%, ma mai meno di quella, oppure in modo condizionato, cioè al verificarsi di condizioni prestabilite e sui certificati con barriera adatti a chi ha una maggiore propensione al rischio. Quindi di fatto una domanda che secondo me un investitore si pone è: ma questa protezione che è a scadenza, che è abbastanza semplice e immediata, funziona anche nel durante? Cosa succede nel durante? E noi abbiamo fatto un'analisi che ha l'obiettivo proprio di rispondere a questa domanda, no? Per esempio, qui vedete un periodo che è a tutti noto, 25 febbraio 22, 8 marzo 22, che è lo scoppio della guerra in Ucraina. Ma non abbiamo fatto altro che questo. Abbiamo visto quali sono state le flessioni di alcuni indici sottostanti in quel periodo, Eurostoxx Select Dividend 30, Eurostoxx Banks e Eurostoxx 50, vedete flessioni importanti, soprattutto Eurostoxx Banks, e come si sono comportati i certificati, sia quelli a capitale protetto, cioè quelli protetti in modo incondizionato, sia quelli a capitale protetto in modo condizionato, l'istogramma blu. Ecco, come vedete, i certificati, entrambi, sia quelli a capitale protetto, sia quelli a capitale protetto in modo condizionato, hanno, diciamo, sovraperformato nettamente i sottostanti, no? Cioè hanno perso sensibilmente di meno, quindi le oscillazioni di valore nei portafogli degli investitori sono state decisamente più contenute, a riprova del fatto che la protezione che è a scadenza funziona anche nel durante. Abbiamo fatto la stessa cosa in un altro periodo che a tutti noi, ahimè, tristemente noto, che è 19 febbraio 20, 25 marzo 20, e anche qui vedete che i risultati sono decisamente confortanti, no? Quindi vuol dire che detenere un certificato ti espone a un rischio significativamente inferiore anche nei momenti in cui ci sono delle impennate della volatilità dei mercati, delle quali risentiresti per intero se tu fossi investito nel sottostante. Per non farci mancare nulla, abbiamo fatto la stessa analisi anche in occasione della Brexit, 23 giugno 16, 5 luglio 16, e anche qui ormai l'abbiamo capito, diciamo, i certificati performano decisamente meglio. Ecco, detto questo, io immagino che voi vi stiate chiedendo come è possibile orientarsi in un mondo, quello dei certificati, in cui ci sono veramente molte tipologie, molte emissioni sul mercato, e quindi come faccio a scegliere una tipologia, un'emissione che è veramente in linea con la mia propensione al rischio? Immaginiamo adesso che io abbia una propensione al rischio molto molto contenuta, cioè in qualche modo io voglio investire in un certificato che non mi espone, cioè che protegga il mio capitale interamente a scadenza, quindi che non mi esponga al rischio di perdere il capitale investito se non in una misura residuale. Ovviamente qui, come vedete in questa sorta di bilancia, la protezione e il rendimento sono due elementi che, diciamo, hanno un andamento opposto: minore la produzione del capitale investito, maggiore rendimento potenziale, e viceversa. Comunque sono molto interessanti questi rendimenti, li avevo visti proprio prima. Allora andiamo a vedere questa tabella, prima di tutto. Come ho fatto io a estrarre questi certificati? Io ho usato un metodo molto semplice che potrete replicare con facilità. Cioè ho detto, se io sono avverso al rischio, io voglio un certificato a protezione incondizionata del capitale, cioè un certificato per cui a scadenza io ho
con certezza, salvo l'ipotesi di default dell'emittente, ma questa riteniamo molto remota perché il rischio è banco BPM, quindi ho con certezza una certa percentuale del capitale investito. È per tutti 100. Ecco, molti, scusami se ti interrompo, molti già lo sanno, però Banca Akros è parte del gruppo Banco BPM, quindi anche qua abbiamo un giudizio, certo, da parte di varie emittenti, varie agenzie di rating decisamente confortante, investment grade, e questo penso possa far dormire sonni tranquilli agli investitori, visto che, certo, giustamente è detenuta al 100% da Banco BPM, quindi esatto, chi compra il certificato Banca Akros assume rischio Banco BPM, cioè il rischio che Banco BPM fallisca. Naturalmente ci auguriamo tutti, però parliamo di una banca estremamente solida con ottimi giudizi, esatto, da parte delle agenzie di rating, e soprattutto con risultati ottimi anche che sono usciti l'altro ieri. Ecco, comunque di fatto, appunto, dicevo, io ho scelto questi certificati con questo criterio. Dico, io sono piuttosto avverso al rischio, quindi voglio un certificato che rimborsi il capitale investito con una protezione incondizionata. Quindi è per tutti 100 questa protezione, salvo il primo che è 95, ma che ho incluso lo stesso e vi spiego perché. Poi ho visto quali di questi certificati avevano una distanza positiva in termini di sottostante, appunto, dal valore iniziale. Perché questo? Perché le cedole periodiche, queste sono tutte annuali, vengono pagate quando il sottostante è maggiore o uguale al valore iniziale. Quindi questa distanza positiva ovviamente significa che le cedole saranno pagate con una probabilità altrettanto positiva, quindi quanto più elevata è questa distanza e tanto maggiore la probabilità di incassare le cedole. Il primo di questi, anche se è protetto al 95, offre un rendimento potenziale nel caso in cui, appunto, tutte le cedole vengano pagate, in questo caso sono 3,50 le cedole residue, che sono 2,23, 24, 25, il rendimento potenziale è 5,86, quindi è un rendimento decisamente alto, tutto conto della durata, no? Che è 2025, con una distanza del sottostante al valore iniziale pari a 11,05. Nel peggiore dei casi, cioè se io non andassi ad incassare nessuna cedola, cioè se il mercato esprimesse un trend negativo, cioè invertissi il trend, io subirei una perdita, che è indicata dal rendimento worst, dell'1,07%, perché ho pagato il certificato 97,40 e ho incassato 95 a scadenza. Ci sono però dei certificati, che sono quasi tutti gli altri, in cui anche nello scenario più negativo, cioè quello in cui io non vado a incassare nessuna cedola, cosa che, date le distanze dei valori iniziali, al momento è poco probabile, io comunque incasserei dei valori, dei rendimenti positivi, che sono quelli che vedete nella colonna rendimento su base annua worst. Quindi io qui ho ordinato questi certificati in termini di rendimento potenziale migliore, perché questo rendimento potenziale è relativamente probabile, no? Nel senso che la distanza è per tutti positiva. Detto questo, io secondo me un investitore non fa altro che mettere a confronto lo scenario migliore con lo scenario peggiore, che conosce in anticipo, quindi questo è il bello dello strumento, e si orienta in questo modo scegliendo quello che ritiene più adatto alla sua propensione al rischio. Il secondo, per esempio, a fronte di una distanza superiore al 9%, ti offre un rendimento nello scenario migliore del 5,68, nello scenario peggiore del 2,96, perché tu compri questo certificato sotto la pari, no? Quindi sono tutti così, salvo l'ultimo. Ecco, di fatto già c'è un la cosa da mettere in evidenza, secondo me, è che al di là del primo, tutti gli altri, anche se le cose andassero male, se ci fosse un meno 30% sui mercati, con questi certificati si ha un rendimento positivo. Chiaro, sì, no? Se i mercati facessero più 20... Certo, sì. L'ultimo invece è sopra la pari, però esprime un rendimento interessante, l'ho aggiunto comunque, no? Perché questo è un criterio di... Poi tutti gli altri invece esprimono un rendimento positivo. Questo di fatto è un criterio, ecco, di scelta. Ti chiedo un'altra cosa, questa tabella è condivisibile, possiamo anche renderla... Certo, certo, sito, sì, è condivisibile, è condivisibile, che arrivano già domani. Prezzi che io ho rilevato stamattina alle 10, naturalmente... Certo. Però a me premeva dirvi qual era il metodo di scelta, poi ognuno lo applica nei momenti in cui ritiene opportuno. Quindi questo è sicuramente un metodo di scelta
per chi intende massimizzare un rendimento potenziale che è comunque poco probabile, avendo o zero possibilità di perdere, anzi avendo comunque dei rendimenti garantiti anche nel caso peggiore, oppure delle possibilità di perdita trascurabili di fatto legate al fatto che io ho comprato sopra la pari e incasserei 100 a scadenza o comunque 95 se avevo pagato 97, ma diciamo avendo una distanza positiva questo risulta relativamente poco probabile. Se uno invece è di fatto ancora più avverso al rischio, può procedere alla selezione in modo diverso, cioè può dire io voglio comprare dei prodotti per i quali io con certezza, senza alcun dubbio, ho un rendimento positivo che è espresso dalla differenza tra il prezzo d'acquisto del prodotto stesso e 100 che incasso a scadenza. Quindi in questo caso il filtro che io faccio sul prodotto è in base al rendimento worst, cioè rendimento nel peggiore dei casi. Quindi come vedete, nonostante una vita residua relativamente breve, i rendimenti nel peggiore dei casi sono comunque apprezzabili, no? Soprattutto i primi, qui li ho ordinati in ordine decrescente di rendimenti nel peggiore dei casi. Qui le distanze sono anche negative in certi casi, no? Perché non ho massimizzato la distanza. Però ci sono comunque dei prodotti la cui distanza dei valori iniziali è decisamente positiva. Guardate il secondo, cioè il secondo ha una distanza valore iniziale che è quasi il 24% ed esprime un rendimento nel peggiore dei casi 3,52, nel migliore dei casi, che è comunque probabile, 4,77. E poi altra una distanza negativa, ma ci sono anche qui circoidi, visto che sei un po' piccolo, circoidi, ci leggi l'ISIN del secondo per favore? L'ISIN del secondo è IT30 544 6684. Perfetto. Ecco, questo è un certificato che di fatto pagherà ancora delle cedole fisse a luglio del 2023, luglio 2024, luglio 2025 e che viene comprato in questo momento a 91,29 verso un rimborso appunto di 100 a scadenza. Quindi nel caso peggiore io ho 3,52 come rendimento, almeno l'avevo stamattina. Nell'ipotesi migliore questo rendimento viene maggiorato per effetto delle cedole pagate e arriva al 4,77. Naturalmente quanto minore questa distanza, se è negativa, tanto più probabile è che io vada ad incassare il rendimento dello scenario migliore. Questo è solo un modo diverso, se volete, di filtrare questi prodotti per fare una scelta consapevole. Cioè io dico sempre che a me piace dei certificati, di quelli protetti, ma anche di quelli condizionatamente protetti che vedremo adesso, subito dopo, il fatto che tu possa scegliere in anticipo il prodotto che più è in linea col tuo profilo di rischio e sai già cosa ti accade nel migliore dei casi e nel peggiore dei casi, sapendo anche che magari il migliore dei casi ha una probabilità relativamente buona di verificarsi oppure non buona e il peggiore dei casi altrettanto ha una buona probabilità di verificarsi oppure ha una probabilità che è comunque residuale. Quindi è una scelta che io posso fare in modo molto molto consapevole. In più, come accennavi tu all'inizio, i certificati sono decisamente appetibili, io molto spesso ricevo richieste di questo tipo, per il loro regime fiscale. Perché? Perché tutti i proventi dei certificati sono compensabili con eventuali minusvalenze che il cliente abbia in essere. Ecco, qui dobbiamo verificare sempre con il nostro, diciamo, la banca presso la quale abbiamo il nostro deposito titoli, che tipo di regime fiscale applica. Allora, ci sono alcune banche che applicano questo regime fiscale solo ai proventi che sono definitivi, cioè a quelli che non possono essere persi successivamente, no? Quindi di fatto ai certificati protetti al 100% o ai certificati in cui, diciamo, la cedola che incasso, la parte di cedola che incasso eccede la massima perdita potenziale a scadenza. Noi siamo tra quelli, per esempio, cioè noi applichiamo questo regime fiscale solo sui proventi che vengono corrisposti in modo definitivo al cliente, cioè di fatto quelli protetti al 100%.
Altre banche invece lo applicano in modo meno, diciamo, stringente anche a proventi che provengono da certificati a capitale condizionatamente protetto. In ogni caso, una volta che l'abbiamo verificato, sappiamo che i proventi che io incasso sono compensabili con eventuali minusvalenze in essere. Sono redditi diversi di natura finanziaria e vengono tassati al 26%, ma sono compensabili con le eventuali minusvalenze che ho in essere. Quindi una richiesta che ci fanno molto spesso i nostri clienti è proprio quella di avere dei prodotti che consentano nell'immediato di avere una compensazione con le minusvalenze che hanno in essere. E, per esempio, i prodotti protetti in modo incondizionato consentono sicuramente per tutti gli intermediari per i quali, nei quali abbiate il deposito titoli, di effettuare questa compensazione di plusvalenze con minusvalenze in essere. Quindi, se volete, semplicemente queste due modalità di approcciare il mercato, facendo banalmente proprio dei filtri sulla base della propria propensione al rischio, ti attribuiscono, ti danno la possibilità di trovare dei prodotti veramente in linea con il tuo profilo di rischio, che esprimono comunque rendimenti molto interessanti, decisamente superiori a quelli di obbligazioni di pari durata, e che sui quali conosci assolutamente in anticipo i rischi che assumi. In questo caso i rischi di fatto sono veramente molto molto contenuti. No? Alberto, vorrei, guarda, vedo il buon Alessandro che freme perché vuole presentarci anche qualche prodotto con rendimento in doppia cifra. Io volevo chiedere... Certamente, infatti avrei chiesto la parola. No, ma volevo chiedere di questo, se è possibile avere un piccolo focus, se volete adesso, se no in chiusura, quando vado sul sito di Banca Akros, come devo fare, che filtri devo mettere per trovare i certificati a capitale protetto al 100% o 95%? Esatto, quello lo vediamo poi con Alessandro alla fine della parte sua, perché andremo sul sito di Banca Akros. Benissimo, guarda, allora io volevo... proseguire in questo pomeriggio dedicato ai certificates, un aperitivo con i certificates, cercare di entrare nel dettaglio, perché voi avete presentato una serie di emissioni interessanti sul singolo sottostante e anche un'innovazione di prodotto, o meglio, non è una vera e propria innovazione di prodotto, ma un'innovazione di payout, perché questi coupon accelerati, io non me ne, a memoria d'uomo non me ne ricordo di certificati che, se richiamati, pagano tutte le cedole dovute fino a scadenza. Alessandro, mi sbaglio? Certo. No, esatto, è stata la nostra, diciamo, seconda emissione assistita un po' in direct listing vera e propria, cioè in cui... Chi l'ha avuta l'idea? Raccontateci anche con qualche insider chi è il piccolo genio. No, qua c'è stata una collaborazione ovviamente sempre da parte di tutti, nel senso che... Però tu, Alessandro, hai avuto forse l'idea principe, poi l'abbiamo declinata un po' come una sorta di ritorno dal futuro, ecco, il futuro è già qui, ecco, una cosa del genere. Esatto, l'idea mi era venuta anche per la partecipazione ad alcuni webinar sentendo gli investitori, perché c'era sempre questo dibattito sulla convenienza dell'autocallability, cioè di scegliere quei prodotti che scadono anticipatamente, perché questa formula del richiamo anticipato, se da un lato è vero che ti libera liquidità prima della scadenza e quindi più liquidità disponibile, non è detto che quando ti libera liquidità al momento di mercato sia così ottimo da trovare dei prodotti con rendimenti potenziali simili a quelli dal prodotto in cui tu avevi investito. Quindi abbiamo cercato, detto, ma perché invece di fare un prodotto come quelli che sono diffusi, no, con autocallability ed effetto memoria sulle cedole passate, magari non corrisposte, che poi tra l'altro è l'emissione che abbiamo fatto a luglio, non proviamo un prodotto che faccia sì che massimizzi il rendimento nel caso di scadenza anticipata? E quindi cosa significa? Che nel caso di scadenza anticipata, oltre al premio di quel periodo di riferimento, ti paga anche tutto di premi futuri che avresti potuto ricevere nel caso in cui il certificato fosse giunto alla scadenza. Quindi in questo caso avresti il massimo rendimento del certificato nel minor tempo possibile. Ecco, guarda, una cosa la voglio aggiungere, perché di fatto siete arrivati con questa emissione con un timing veramente importante, un timing molto buono per chi ha comprato nei primi giorni, perché la borsa è salita di un 10-15%, quindi
Intesa, Unicredit, Deutsche sono tutti sopra i prezzi iniziali. Questo fa sì che il certificato sia quoti sopra la pari, però, qual è il però? C'è, per molti di esse c'è ancora un margine abbastanza, c'è ancora margine, ecco, perché se il rimborso avviene al primo, andrei sulla quart'ultima colonna, ecco. Quindi se il rimborso anticipato dovesse avvenire nella prima data, il primo certificato rimborsa 108, ok, c'è solo più 1%, ma se andiamo già al quarto, quindi stiamo guardando Deutsche Bank, se il rimborso avviene in tale data, abbiamo, incassiamo 110,40 al prezzo 107, ci sono ancora 3 punti percentuali. Sì, tra l'altro ti fermo subito, giusto perché lì è l'importo di rimborso di scadenza anticipata, a cui si aggiungono due cedole che vengono pagate qua a dicembre e a marzo, quindi ad esempio quello di Deutsche Bank che citavi sono già al 5,20% di cedole a marzo e a dicembre qua e a marzo più i 110,40 di scadenza anticipata, quindi c'è ancora, quindi ampio due, margine l'autocollable non si può in ogni caso attivare nelle prime due date, e quindi anche il primo su Intesa sarebbe sufficiente. Dunque il prezzo iniziale 1,65 è sufficiente che Intesa sia 1,65,5 fra 8 mesi per portarmi a casa ancora un 4-5 punti percentuali, è corretto? Esattamente. Due cedole esattamente. Più un punto di capital gain. Corretto, infatti sono con una barriera ovviamente che adesso è molto più conservativa per il livello di mercato, quindi stiamo parlando di una barriera effettiva, adesso tra l'altro potrebbe essere ancora più bassa, non sono aggiornati ad oggi, però certo. È aggiornato ieri, siamo al 50% di barriera, quello su Unicredit addirittura la barriera effettiva siamo intorno al 48%, quindi barriere molto distanti, quindi con un livello di protezione abbastanza elevato e rendimenti ancora interessanti. Ma è proprio quello che dicevi tu, perché alla fine chi aveva investito in questi certificati, ed è appunto quello che volevo far vedere, no? Ad esempio quello su Eni, che forse è meno visto, quello in verde, così Fabio forse quello in verde, esatto, quello 0055101166 forse dalla regia riescono a mettere in sovrappressione l'ISIN di quello in verde, esatto. Questo prodotto è, oltre effettivamente sul mercato cosa si è realizzato, oltre che questo accelerator coupon, ha fatto sì che ci sia anche un'accelerazione sui movimenti di prezzi del certificato stesso, e infatti c'è stato chi qualora lo avessimo comprato alla fase di emissione, quindi in cui il primo giorno di quotazione già quotava leggermente sopra la Tari a 100,8, quindi comunque vabbè, siamo sempre intorno ai 100, e a ieri quotava già 111,30, quindi in ho un già mese... tre domande, Alessandro, una sugli okay. Accelerator, quindi ti fermo. Per gli accelerator il rimborso anticipato avviene se il sottostante maggiore dello strike c'è un trigger, lascio spiegare allora, a te. Esatto, allora il rimborso anticipato avviene solo nel caso in cui il sottostante sia maggiore o uguale allo strike iniziale, però in ogni caso per avere la cedola trimestrale è sufficiente che sia maggiore o uguale alla barriera, quindi nel caso proprio adesso stiamo parlando di Eni, la cedola di dicembre e di marzo è sufficiente che Eni sia maggiore o uguale a 8,1015, e alla prima data di rimborso anticipato, che è quella di giugno 2023, per avere i 111 euro Eni deve avere un prezzo maggiore o uguale a 10,802. Se così non fosse, comunque sia, la cedola del 2,75 viene comunque pagata se Eni è maggiore o uguale a 8,1015. Quindi non guardiamo l'autocollability come una cosa per cui solo se sopra lo strike io ho rendimento. Anche nel caso in cui Eni fosse sotto lo strike iniziale ma maggiore del livello barriera, io a giugno 2023 percepisco la cedola del 2,75 e si andrà alla data di derivazione successiva, che è quella di settembre 2023. Anche lì stesso ragionamento, se è sopra la barriera prendo il 2,75 e se è anche sopra lo strike, in questo caso non è più 111 ma se è 108,25, perché ovviamente il numero cedole residue sono 3, quindi prendo il 2,75 per 3. Questo è il ragionamento che si fa fino a scadenza, quindi se è vero che quei accelerator coupon sono nel caso di rimborso anticipato, quindi solo nel caso in cui il sottostante sia maggiore allo strike iniziale, è anche vero che se non dovesse essere maggiore o uguale allo strike iniziale avrei comunque diritto a ricevere il premio condizionato, il premio, la cedola del 2,75, purché la situazione sottostante sia maggiore o uguale al livello barriera.
Quindi in questo caso ho altre due domande relativamente simili, ti fermo perché il tempo è tiranno e certamente hai risposto in maniera egregia. Allora, secondo me le domande sono in qualche maniera vicine. Dottor Mario Marchisotti, quando si esaminano i cash collateral potrebbe essere interessante avere un'analisi di scenario con rendimento analizzato in base alla quotazione, non solo il valore delle cedole. Ce l'abbiamo. È quello che ci sta raccontando. Vado sulla seconda così mi rispondi entrambi insieme. Sì. Insieme. Gaetano ci scrive: buonasera, dove possiamo verificare la volatilità implicita dei vari sottostanti per un'analisi ancora più accurata sui medesimi? Allora, volatilità implicita servono degli strumenti un po' più sofisticati, diciamo che si può verificare forse andando a fare un'analisi di volatilità su Bloomberg, se uno ha a disposizione ovviamente questo info provider, se no forse su MarketWatch o su dei tool dei tool e poi se no dal punto di vista scolastico diciamo che bisognerebbe andare a vedere sui vari siti i prezzi delle opzioni e andare a ritroso per calcolare la volatilità implicita, quindi è difficile. Poi non trovate sicuramente delle dirette correlazioni, perché è vero che il certificato è una struttura opzionaria, però anche i parametri come la volatilità eccetera, il modello di pricing delle opzioni stesse cambiano da banca a banca, da emittente a emittente, quindi su questo non c'è la formula teorica proprio precisa per calcolare. Alessandro, ma sulla slide prima io ho visto del verde ma anche del giallo, quindi abbiamo visto il primo certificato in verde. E, sì, esatto, e l'altro era quello che volevo fare. Allora, mentre quello di... Ecco, aspetta, se quello... ci dai l'ISIN dell'altro... L'altro è D00055103331. Esatto, magari Fabio riesce anche a metterlo, IT00551033131, esatto. E qui è lo scenario diverso, addirittura siamo sotto la pari. Esattamente, infatti volevo farvi vedere, mentre su quello su Eni, volevo farvi vedere appunto come diciamo il prezzo del certificato è stato reattivo proprio per l'effetto accelerator coupon rispetto al rialzo dell'azione sottostante. Nel caso di Leonardo, e rispondo all'altra domanda, volevo far vedere quali sono proprio i rendimenti effettivi, rendimento annualizzato rispetto al prezzo di acquisto. Quindi in questo caso cosa ho fatto? Sono andato a vedere qual era il prezzo a cui si poteva acquistare il certificato, in questo caso è un 98,10 di prezzo, le cedole, quelle trimestrali, sono il 2,10 e la logica è sempre quella che nel caso in cui il richiamo anticipato si verifichi alla data di giugno 2023, io cosa incasso? 2,10 a dicembre, 2,10 a marzo, e 108,40 di rimborso a giugno 2023. Quindi cosa avrei? Avrei avuto un rendimento effettivo del 15% e un rendimento annualizzato, perché da oggi fino alla data del 23 giugno, quindi stiamo parlando di 8 mesi, poco meno di 8 mesi, del 26%. Quindi ecco, questo qua è il calcolo del rendimento. Il rendimento annuo come l'ho calcolato? In questo caso ho usato una proxy finanziaria che è quello del tasso interno di rendimento, cioè ho fatto proprio i flussi di cassa, investiamo oggi 98,10, incasso 2,10 a dicembre, 2,10 a marzo e 108,40 al 23 giugno 2023, quindi qual è il mio tasso di rendimento nel mio investimento in termini annui, il TIR, cioè 26%. Quello cosa significa? Ecco, da questo rendimento annualizzato rispetto al rendimento effettivo a seconda degli scenari, si vede come l'equity premium accelerator coupon ha un rendimento effettivo che comunque si attesta intorno al 15%, perché in ogni caso, anche se appunto non dovesse scadere anticipatamente, io ho la possibilità di ricevere, come dicevo prima, la cedolina del 2,10 se Leonardo in questo caso quota ad un livello compreso tra 4,44 del livello barriera e 7,40 dello strike iniziale. Quello che mi va a diminuire nel caso in cui non scada anticipatamente subito è il rendimento annualizzato, perché ripeto, l'accelerator coupon è quello di ottenere subito tutti i flussi di cassa futuri. Quindi cosa succede? Che mentre il rendimento effettivo rimane sempre costante nel caso in cui io dovessi incassare tutte le cedole, nel caso di scadenza anticipata quella che mi va ad incrementare è il rendimento effettivo annualizzato. Poi certo c'è anche un minimo, andiamo al rovescio della medaglia, nel caso in cui il sottostante ovviamente non, magari paghi solo la cedola a scadenza, ecco che il rendimento effettivo
sarebbe solo del 4%, nel senso io prendo. Altra domanda al volo, sono scambiati su SEDEX o EuroTLX? EuroTLX, su CertX di EuroTLX, quindi sempre parte di Borsa Italiana, quindi mercati regolamentati presso Borsa Italiana. Sì, sono guarda, sì. Non so Alessandro se hai altro da raccontarci, se vuoi prendere qualcosa per magari un riassunto delle no, guarda, esatto, infatti per fare il riassunto delle altre missioni, appena mi si sblocca la presentazione, vi faccio vedere subito il sito, no? Da cui è possibile anche, come diceva l'investitore, trovare i certificati. Quindi qui abbiamo il sito di Banca Akros, che è bancaakros.it, e poi dalla nostra offerta potete andare nella sezione Certificates, ve lo faccio vedere adesso appena carica, e quindi qui abbiamo, a parte i banner pubblicitari, che sono in questo caso io, ero nato ai Premium Certificate, che era l'altra emissione che avevamo fatto a luglio, certo, dove potete vedere anche come il funzionamento del prodotto. In questo caso erano proprio i tradizionali, quelli che chiamano cash collect, con effetto memoria e auto callability nel caso il prodotto sia sopra lo strike. E quindi questo, trovate tutte le caratteristiche chiave, poi potete selezionare sulla sottostante che vi interessa. Ci per metti andare nella a chat dopo, quando hai finito, sì, magari ce la passa Alberto, la link sopra in alto, certo, così dopo lo mettiamo nella chat collettiva quando hai finito di parlare. Ok, sì. E vediamo subito anche altri prodotti. Allora, in questo caso qua, Equity Premium, esatto, questo invece quando ci troviamo appunto nella nostra offerta, nella sezione certifiche, atterriamo in questa pagina in cui è possibile, oltre a vedere prodotti in collocamento, che questi però sono quelli che sono in collocamento presso delle reti di distribuzione, andare a scegliere proprio e filtrare i prodotti sul nostro sito in base alle nostre esigenze di investimento. Quindi possiamo filtrarli per tipologia di sottostante, quindi in questo caso magari, visto che stiamo guardando le azioni, quindi qua abbiamo l'elenco delle azioni su cui noi abbiamo dei certificati quotati, protezione, quindi in questo caso noi stavamo guardando quelle a capitale condizionatamente protetto, e qui abbiamo gli equity premium o gli equity premium autocallable. Quindi equity premium autocallable sono quelli con la scadenza, possibilità di scadenza anticipata, ed ecco che qui abbiamo tutto l'elenco dei nostri prodotti con le caratteristiche selezionate, e quindi poi anche da qui possiamo fare ulteriori approfondimenti, quindi possiamo andare a vedere qual è la scadenza, il denaro, la lettera, la barriera, e possiamo esportare tutto in Excel per poi fare le nostre analisi. In questo caso i prezzi che vedete sono in tempo reale, voi potete vedere in tempo reale, ad esempio prendiamo anche, adesso non so, guarda, forse questo qua è proprio l'accelerator Cooper di cui parlavamo su Eni, potete vedere, adesso forse in tempo reale il mercato, però ce l'abbiamo ancora, forse lo storico, il prezzo proprio del denaro lettera del market maker, quindi noi di Banca Akros, con i volumi che noi stiamo mettendo. Market maker, quindi qua stiamo parlando di prezzo bid e ask. La liquidità, chi garantisce la liquidità? Su questi certificati la liquidità è garantita dall'emittente, quindi chi li acquista, chi vuole comprarli, sa che non andrà a comprarli a prezzi folli fuori dal mercato e non avrà problemi a venderti, perché siamo su Borsa Italiana e c'è un market maker serio, Banca Akros. Quindi esatto, i prezzi che vedete, la quantità 1000, appunto, con dei prezzi intorno a 100, cioè 100.000 euro, più di 100.000 euro, visto che siamo sopra la pari in denaro, ed altrettanti in lettera. Siamo ormai alle 6:15, però c'è una piccola sorpresa per gli amici che ci hanno seguito sin qui, perché l'offerta di Banca Akros sta per ampliarsi, e con questa volta direi qualcosa di veramente innovativo. Raccontateci tutto. Esattamente, allora una novità anche per te, non te l'ho ancora mostrato. No, sono curioso. È una cosa che entrerà in quotazione, quindi abbiamo avuto appena l'ok proprio oggi, quindi novità assoluta, entreranno in quotazione a partire da martedì 15, e sono dei bonus cap, direte bonus cap ne sappiamo già, sono molto, molto volatili. Vero, benissimo, però noi dobbiamo metterci sempre un po' del nostro, no? E quindi questo elemento un po' più di protezione nei confronti dell'investitore volevamo aggiungerlo, quindi sono dei bonus cap, scadenza 18 mesi, solo che i primi due semestri, quindi a giugno 2023
e dicembre 2023, la scadenza è a giugno 2024, pagano dei premi fissi incondizionati, quindi delle cedole indipendentemente dal valore sottostante, del 5%. Quindi diciamo che sono un 10% che si incassano sicuri nel 2023, e poi alla scadenza abbiamo dei premi, anche qua molto interessanti, a seconda del sottostante del livello barriera, che possono oscillare dal 9% nel caso proprio più conservativo di un ENI con barriera al 65%, ha fatto fixing ieri sera, quindi rispetto al valore di chiusura di ieri, a un potenziale 20% di Stellantis con barriera al 75%. Quindi, ecco, bonus cap, 30 secondi per un flash su cos'è un bonus cap. Certamente, bonus cap è un certificato capitale condizionatamente protetto. In questo caso abbiamo detto cedola incondizionata a giugno, cedola incondizionata a dicembre 2023 per un totale 10% indipendentemente dal certificato, poi a giugno 2024 si va a vedere il valore del sottostante. Se il valore sottostante è maggiore o uguale a livello barriera, questa è la barriera di tipo europeo, quindi viene osservata unicamente alla scadenza. Se il valore del sottostante è maggiore o uguale a livello barriera, quindi le barriere vanno dal 60 al 75%, poi ognuno può scegliere in base alla propensione al rischio, se è maggiore o uguale a livello barriera, il prezzo di rimborso del certificato è pari al bonus. Quindi, si quindi non è barriera top, mi confermi che parliamo di barriera europea. Giusto? Barriera europea, assolutamente. Perfetto. Quindi non importa. Questo è molto importante per gli investitori, perché esatto, ci fosse uno scorsone ribassista poi riassorbito dal mercato, non andrebbe a inficiare definitivamente sulla performance del certificato. Allora, e di fatto è come avessimo un maxi cedola, possiamo chiamare due maxi cedole del 5% cammin facendo. Sì, ormai i maxi sono anche molto più alte, però c'è la formula workstop. Qua invece diciamo che sì, sono maxi cedole, ma c'è un cedole incondizionate. Quindi però per prendere il 20 o il 25 di maxi cedola, magari poi mi trovo Rivian, Tesla e altri 7 esotici. Ecco. E poi sono incondizionate, quindi 10% sono sicuri. Poi dopo, la barriera si può scegliere tra diversi livelli, e comunque parliamo ad esempio anche su Unicredit, con una barriera al 70%, alla scadenza potremmo avere un 20% di rendimento come bonus, più i 10% che ho già incassato, quindi parliamo in poco più di 18 mesi un 30% di rendimento potenziale. Ascolta, la cedola incondizionata è del 5% su tutti, confermi? Quindi confermo. 5% per due volte, quindi avete perfetto, non avete fatto cedole strane, cedole diverse, ma due cedole del 5 su tutti, ottimo. Esatto, varia solo il bonus a scadenza, certo, e la barriera. Infatti, e poi abbiamo cercato sui titoli su cui abbiamo visto che c'è stato registrato maggior interesse, come sottostanti come Intesa, Stellantis, Eni e Unicredit, di fare una combinazione tra due barriere. Quindi chi è più conservativo, certo, può prendere la barriera al 60-65%, chi invece vuole ha una view magari di più ampio respiro, nel senso che pensa che, ad esempio faccio caso, Intesa San Paolo da qui al 10 giugno 2024 non perda più del 25%, può andare verso quella la barriera 75% con un rendimento potenziale del 15% scadenza più le due cedole del 10, un 25% in poco più di 18 mesi. Numeri importanti, numeri di rendimento a due cifre, l'avevamo promessi. Anche questi li vedrete appena abbiamo i numeri disponibili pubblici su Investire Certificati. Vi rinnoviamo l'invito anche a mettere like al canale YouTube per seguire i prossimi webinar. Do un altro annuncio, già che siamo in temi di news questa sera. Avremo un altro appuntamento con gli amici di Banca Akros, ci sarà anche Tony Cioli-Pubiani, quindi nel prossimo webinar vedremo, che sarà il 13 o il 14 dicembre, vedremo sia i prodotti, ci soffermeremo su prodotti ed anche sullo scenario di mercato. Quindi il webinar di dicembre sarà volto da un lato a capire come si stanno muovendo i mercati, in quale direzione andiamo verso il 2023, speriamo migliore rispetto a quella dei primi mesi del 2022, perché l'ultimo mese credo quasi nessuno si lamenti se non chi ha investito sulle cripto forse, ma l'ultimo mese per l'azionario è stato decisamente positivo. Vediamo se ci sono ancora domande. Fabio, mi sembra che ne hai già passate 4 o 5 e mi pare che dovremmo aver risposto anche a quanto ci chiedono. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Come si acquistano i certificati a livello di piattaforma? Beh,
Allora, no, aspetta, scusami. Allora, a livello di piattaforma, beh, online banking, quindi è sufficiente per acquistare i certificati, poter utilizzare la propria piattaforma di online banking, mentre Mario Bacchi ci chiede lo spread, informazioni sullo spread denaro letta che avete, che banca acquisterà. Allora, tendenzialmente noi sui nostri prodotti di secondario abbiamo uno spread denaro lettera di circa 1%, tendenzialmente teniamo sempre quello, se c'è qualche minuto di particolari situazioni di volatilità, eccetera, può darsi che si allarghi per qualche momento, fermo restando che noi ovviamente rispettiamo sempre le regole di Borsa Italiana con limiti di spread massimo ben definiti, quindi troverete comunque tendenzialmente nel 99% del tempo il nostro spread è all'1%. Molto bene, non so se vogliamo lasciare anche Alberto un minuto per i saluti conclusivi. La prossima volta sì, ci faremo gli auguri di Natale, ma abbiamo... Certo, non vedo... c'è sempre tanta carne al fuoco. Sì, tantissima. Grazie Carlo Alberto, cioè, mi ha fatto molto piacere. E poi ho visto che appunto siamo riusciti in qualche modo, che era l'obiettivo che noi abbiamo, di mostrare che i certificati non sono affatto strumenti adatti agli speculatori o solamente a loro, sono anche strumenti adatti a un risparmiatore che voglia assumere dei rischi consapevolmente, no? Anche il certificato di capitale condizionatamente protetto, ovviamente con le barriere più lontane dal valore iniziale, per esempio barriere anche 60%, sono comunque certificati che ti consentono di investire con un margine così di rischio relativamente contenuto, comunque che tu conosci in anticipo. E poi mi piaceva molto questa idea dell'accelerator, perché a noi sembrava sempre che non ci fosse, come dire, non fosse apprezzato sufficientemente l'autocollability, cioè che ci dicessero sempre: ma a me, se vi è rimborsato un certificato anticipatamente, non è detto che la cosa sia positiva per me. In questo caso, invece, è un evento che ci si deve augurare, perché tu realizzi un rendimento che avresti a scadenza adesso, e quindi questo ci sembra veramente una cosa, come dire, augurabile. In questi tempi, il capitale prima, esattamente, metterlo sui certificati a capitale protetto che di Banca Akros, e quindi al rendimento doppio. Certamente. E quindi ci sembrava proprio di poter dire anche il rimborso anticipato degli accelerator coupon è un evento che ci si deve augurare, perché realizzi adesso ciò che avresti a scadenza. Quindi, insomma, spero che sia riuscito a passare questo messaggio, che i certificati alla fine sono strumenti adatti veramente a tutti, a chi è più propenso al rischio e a chi è meno propenso. Grazie ancora, Carlo. Grazie Alberto, grazie anche Alessandro e al team di Banca Akros. Complimenti per l'innovazione. A tutti voi vi ricordo di seguire la pagina YouTube Investire Certificati e il sito, e ovviamente anche Banca Akros da lunedì, martedì, per la nuova emissione con i vari dettagli per scoprire i prodotti che abbiamo visto quest'oggi in anteprima. Buona serata a tutti, a presto e buon trading. Grazie a tutti. Ciao, grazie a tutti gli spettatori.